Oggi torniamo a parlare di illuminazione, lo facciamo con questo prodotto della GUM, azienda cinese. Lo facciamo con questo illuminatore decisamente potente perché abbiamo un assorbimento da 80 watt, può essere alimentato come vedi anche a batterie e soprattutto abbiamo un LED COB che ha la temperatura modificabile. Ok ragazzi, innanzitutto ben ritrovati in questo canale, come al solito oggi ti parlo proprio di questo prodotto. Mi sono stancato un po' di portarti illuminatori a luce LED, anche perché vedo che l'attenzione scende decisamente. Molti non aprite neppure questo video, tu l'hai aperto, quindi ascoltami, perché questo prodotto non dico che sia il top per quanto riguarda le prestazioni, però racchiude alcune particolarità come il prezzo e soprattutto gli accessori che ti danno, che è decisamente interessante, perché il prezzo oscilla tra i 190 e i 220 euro, dipende da dove lo andrai a acquistare. Io comunque ti lascio tutti i link in descrizione e ti porti a casa un illuminatore da 80 watt, decisamente interessante, dove nella confezione troverai non solamente questo illuminatore, non solamente ovviamente l'alimentatore di rete per farlo funzionare, non solamente la classica parabola riflettore che troviamo ovviamente questi accessori in tutti i prodotti che andiamo a acquistare la prima volta, ma qui ci danno qualcosina in più. E quel qualcosina in più è decisamente interessante perché innanzitutto trovi questo modificatore, questo Octabox che è da 60 centimetri, quindi molto interessante, che ti permette di ottenere una luce più morbida e quindi lo potrai utilizzare non solamente se sei un fotografo o videomaker, ma anche se sei un semplice ragazzo o ragazza che crea contenuti per i social. Questa soluzione, credimi, è molto più interessante della classica ring light. Altra cosa che trovi, lo stativo che è praticamente necessario per utilizzare questo illuminatore, a meno che non hai un assistente che stia lì sempre con te e te lo tenga in mano, sarà anche leggero, però ovviamente non è consigliato. Dunque ragazzi, allora arrivati a questo punto, ci siamo seduti qui sulla mia scrivania, facciamo come fossimo al bar che facciamo due chiacchiere tra amici, tu sei seduto lì, stai bevendo il tuo caffè, anzi no, non stai bevendo il caffè, stai bevendo un prosecco dal momento che sei con un ragazzo veneto, perché io sono veneto, quindi o prosecco o spritz, ragazzi. Comunque, a parte gli scherzi, questo non è un video sponsorizzato dalla GVM, mi ha solo mandato il prodotto per testarlo e quindi facciamo questa cosa nella massima correttezza, anche perché credetemi, non ho nessun interesse di agevolare questa azienda, come l'ho sempre fatto anche con gli altri prodotti che ti ho portato nel canale. Se un prodotto mi piace lo porto, se un prodotto ha qualche difetto te lo dico, se un prodotto non merita i tuoi soldi non lo vedrai mai qui nel mio canale, ok? Ovviamente sempre con la mia valutazione, magari non tutti la pensiamo alla stessa maniera, però mi sento di dire anche che un po' di esperienza in questi anni l'ho maturata e quindi so interpretare le cose belle e le cose brutte, come sono fatte, come funzionano e come sono costruite. Vediamo un po' l'aspetto principale di questo illuminatore della GVM. Innanzitutto iniziamo col dire che è un bicolor. È un aspetto molto importante, specialmente nel 2023, specialmente per chi si occupa di video e anche di fotografia. Qualche volta ti potrà capitare, anzi capita spesso, di andare a fotografare proprio su location dove andrai a utilizzare già la luce esistente, perché non credo che ti creerai un setup sempre da zero con le tue luci, te lo auguro, però alle volte dovrai utilizzare proprio le luci esistenti e non hanno la temperatura che ovviamente avresti quando andrai a comprare il normalissimo illuminatore da 5600 gradi Kelvin. Quindi molto probabilmente ci potrebbe essere una luce più calda, facciamo l'ipotesi di 4000 Kelvin, quindi capisci bene che se tu utilizzi un normalissimo illuminatore a temperatura fissa dovresti utilizzare le gelatine per avere il giusto bilanciamento del bianco. Quindi con questa tipologia di illuminatori come questo modello, praticamente girando questo dimmer, imposti la temperatura come quella che hai nella location, praticamente perdi 2 secondi. Ovviamente devi impostare anche la temperatura, mi raccomando,
sulla tua macchina fotografica e avrai già una foto, un video praticamente con il bilanciamento del bianco a posto. Parliamo adesso di potenza. Allora, innanzitutto rifacciamo anche in questo video un po' di chiarezza. La potenza non è misurata in watt. I watt che tu vai a leggere è l'assorbimento, cioè il consumo che ha questo illuminatore, quando ovviamente lo usi alla massima potenza, ok? Tu porti la luce al 100%, il consumo è di 80 watt, ok? Quindi quel valore ti serve solo per i dati della bolletta della luce, quando ti arriverà, oppure per fare il calcolo della durata proprio delle batterie al litio, ok? Per vedere quanto è potente questo faretto, o magari proprio fare anche una comparazione con altri modelli, devi andare nelle caratteristiche e vedere le misurazioni che hanno fatto e i lux che produce. Ovviamente non ti danno tutte le misurazioni, però ti danno ovviamente un assaggio per farti capire quanto è potente. Di solito la misurazione la prendono esattamente innanzitutto con questa parabola, che praticamente è quella che ti dà il risultato migliore per quanto riguarda proprio la potenza, e la fanno con l'esposimetro a un metro di distanza. E in questo caso, ho appena verificato proprio nel sito ufficiale, il risultato è quasi di 2900 lux, che è un eccellente risultato, molto di più rispetto a un normalissimo illuminatore di 60 watt, ok? Che ti ho portato tra l'altro anche molto recente sul canale. Parliamo adesso dell'aspetto della costruzione. Molti danno molta importanza a questo aspetto. Io ti posso dire, per la mia esperienza, e anche ti dico anche cosa ne penso, che se un illuminatore del genere è costruito anche in plastica, però è assemblato bene, secondo me non ha importanza. Sono uguali per quanto riguarda la resistenza, in maniera uguale. Forse è più bello da vedere per quanto riguarda la costruzione se ha un telaio in alluminio, però per quanto riguarda la robustezza, per una portata del genere, un illuminatore così grande, secondo me se la gioca alla pari. Potrei dire che se hai il telaio in alluminio aiuta a dissipare meglio il calore. Sotto questo punto di vista sono d'accordo. Ma dal momento che stiamo parlando di un 80 watt, secondo me non ha tanta importanza, non ha questa rilevanza. Però devi anche capire che se la GVM avesse messo un telaio in alluminio, ovviamente il prezzo sarebbe cresciuto. Scelta corretta che ha fatto la GVM, almeno secondo le mie esigenze, ma quasi sicuramente anche per le tue, che utilizza il bounce mount, quindi è già incorporato, ragazzi, e questa è la cosa molto importante. Così posso utilizzare anche modificatori con un diametro molto più grande e sono sicuro che lo regge bene, ok? E quindi non devi acquistare nessun bracket aggiuntivo per ovviamente utilizzare i tuoi modificatori con attacco bounce mount che già possiedi, ok? Secondo me deve rimanere, spero che lo rimarrà per molto tempo, lo standard per quanto riguarda proprio la baionetta che andiamo a utilizzare non solamente su questa tipologia di luce LED, ma anche nei flash, ok ragazzi? Capisco che in certe situazioni, quando devi utilizzare un modificatore così piccolo da 60, trovare una baionetta piccolina è comodo, però non andiamo sempre a utilizzare dei modificatori piccoli, ok? Almeno io personalmente utilizzo sempre un modificatore che si aggira tra gli 80 e i 120, e quando vado ad utilizzare un 120 quasi sicuramente è un DAP, e un DAP pesa, quindi meglio un bounce mount. E non poteva mancare, ragazzi, giustamente un'applicazione dedicata per controllare non solamente la potenza ma anche la temperatura colore. iOS, Android, quindi il tuo telefono diventa un telecomando. Non diventa un telecomando con i tasti fisici, cosa che io preferisco in assoluto, non solamente per la velocità e la affidabilità, ma soprattutto perché avere proprio la sensazione che stai premendo il tasto come quando cambi canale sulla TV è la cosa che preferisco. Però è una cosa che devi acquistare separatamente, questo è di Godos tra l'altro. Allora, due paroline su questa applicazione, ti può servire? Beh, in alcuni casi sicuramente sì, stiamo parlando tra l'altro di un normale CCT, quindi forse fai più velocemente a cambiare direttamente proprio con il dimmer, ok? Anche la temperatura colore. Però se cominciamo ad avere magari due illuminatori, questa applicazione è d'aiuto. Poi se magari in futuro vuoi prendere in considerazione anche un modello
RGB, l'applicazione praticamente dico che è obbligatorio, ok? Cosa posso dirti di questa applicazione? Molti non ci spendono molto tempo, ti dicono solo che c'è quando fanno una recensione, però io ti dico dal momento che le ho provate tutte. Allora, non sono un amante proprio delle applicazioni perché secondo me ti fanno perdere tempo. Allora, mi spiego meglio. Quando sei a casa, quando faccio la prova, che faccio il collegamento, tutto funziona liscio, funziona bene e dici, oh wow, funziona bene, la consiglio questa applicazione. Però quando la vai a provare per lavoro, che ti serve per lavoro, guarda caso non si collega. Almeno a me succede, non dico sempre, ma quasi. È proprio per questo che non vado quasi mai a utilizzarla. Però qui ho fatto 3 tentativi, non ne ho fatti di più, se no ragazzi, questa recensione arriverebbe il prossimo anno. Ovviamente il pairing, quando l'ho collegato per la prima volta, è stato rapido, ma di solito anche con gli altri prodotti. Qual è il problema? Quando vado a rifare il collegamento, che ho spento il telefono, magari ho delle applicazioni aperte in background, e qui ragazzi mi ha stupito, ha funzionato decisamente molto bene, non so se ho avuto culo, però sotto questo punto di vista l'applicazione è promossa. Tra l'altro la GVM ha un po' di esperienza, quindi avranno sistemato questi problemini che magari alcune applicazioni più giovani hanno. Ok ragazzi, comunque puoi cambiare la potenza, come ti dicevo, da 0 a 100, adesso te lo metto sull'angolino. La mia fotocamera in questo momento è impostata a 5600 gradi Kelvin, comunque ti faccio vedere la 2007 che è la temperatura più calda e puoi arrivare fino a 7005. Se questi valori siano decisamente corretti io non te lo posso dire perché non ho uno spettrometro, mi serve questo strumento che mi piacerebbe comprarmi ma è decisamente costoso. Però ti posso dire che per quanto riguarda 5600, che è quella che vado a utilizzare, è perfettamente reale ed è quella che io utilizzo, come ti dicevo, di più, e i valori sono praticamente uguali proprio con quella della Godox, quella della Nanolite. Molti di voi diranno che sicuramente è copiato dal modello dell'Aputure, l'Amaran. Beh, non ti posso dare torto, assomiglia moltissimo, ma lo fanno un po' tutti, l'ho fatto anche la Yunuo, lo fanno anche altre aziende. Quando una cosa funziona, specialmente per quanto riguarda il design del battery grip incorporato direttamente nel telaio e vedono che funziona, ovviamente altre aziende cercano di imitare e ben venga, specialmente se poi andiamo a pagare decisamente poco un illuminatore, ok? Ricordo che le batterie tra l'altro sono già in dotazione, sono batterie NPF, ovviamente sono delle repliche, non sono le originali della Sony, però ovviamente funziona tranquillamente e ne trovo in commercio ovviamente a prezzi decisamente interessanti, quindi se vuoi un'autonomia prolungata ti consiglio proprio di acquistarle, anche se il consiglio che ti do io è quello di considerare, se non l'hai ancora fatto, una batteria V-mount. Non serve una batteria decisamente grande, questa con 99 watt-ora praticamente ti consente, giusto per farti un esempio, di utilizzare questo illuminatore che assorbe 60 watt alla massima potenza per oltre 60 minuti in tutta tranquillità. Parte posteriore abbiamo l'uscita dell'aria, perché all'interno, come dicevo, abbiamo una ventola che manda fuori proprio l'aria calda, perché abbiamo un dissipatore, perché questo LED scalda, specialmente quando lo andiamo ad utilizzare alla massima potenza, e qui esce tutta l'aria calda. Abbiamo un tasto di accensione, doppio switch, quando vai a utilizzare le batterie oppure vai a utilizzare l'alimentatore di rete, qui abbiamo proprio l'entrata per l'alimentatore, oppure se vai a utilizzare le V-mount, e abbiamo un singolo dimmer, un singolo potenziometro che fa da doppia funzione, ti cambia la temperatura colore e la potenza, basta tenerlo premuto per 3 secondi e passi all'altra modalità. Dando dei colpettini così brevi aumenti la potenza del 10%. Lato opposto abbiamo un display dove hai tutte le classiche informazioni che devi sapere, la potenza, la temperatura che stai utilizzando e la rimanenza della batteria se stai utilizzando le batterie, ok? Abbiamo anche un piccolo tastino che ti serve per attivare e cambiare l'effetto luce se sei un videomaker, se lo vuoi inserire nei tuoi video, ok? Personalmente non l'ho mai fatto, comunque tramite questo pulsante puoi cambiarlo oppure lo fai tranquillamente in maniera più veloce tramite l'applicazione, ok? E per terminare abbiamo questo tastino che ti serve proprio per sganciare i modificatori che hai inserito. Bene ragazzi, fasi conclusive di questo video, registro questa clip a distanza di circa 5 giorni
perché non sono riuscito a trasvirare per motivi lavorativi questa recensione. Comunque meglio così, perché nel frattempo ho utilizzato questo illuminatore e quindi ti do maggiori informazioni. Colgo l'occasione, dal momento che sono a casa proprio oggi per il maltempo, e visto che il maltempo in questi giorni ha creato decisamente molti danni in Emilia-Romagna, specialmente nel Cesenatico, colgo l'occasione per portare la mia solidarietà proprio al popolo dell'Emilia-Romagna. Quindi forza Emilia-Romagna, e spero che lo Stato vi sia vicino, perché ve lo meritate. Quindi, tornando al video, allora, voglio farti capire che questo non è un video sponsorizzato. Io ti ho portato questo prodotto, poi la scelta finale spetta a te. E proprio per questo ti ho portato una cooperazione che vado ovviamente a consigliarti. E la cooperazione che ti porto io non è dettata da prodotti che non ho visto, ma prodotti che utilizzo, e tra l'altro questo lo utilizzo da 7 mesi. C'è una recensione dedicata, perché sto parlando dello Yongnuo Lux 100. Quindi sono due prodotti molto simili, non solamente per quanto riguarda il design, ma anche per quanto riguarda le prestazioni. Qui abbiamo 20 watt in più, tra l'altro, ok? Anche questo funziona a batterie, insomma. Vai a vedere, questo te lo consiglio, perché questo costa, anche qui dipende dove lo vai a acquistare, 145 euro, 170 euro, ok? Su Amazon Italia non c'è, quindi devi fare una ricerca su Google per quanto riguarda i cittadini italiani. Se sei un rumeno che mi stai ascoltando, iShot 145 euro. Quindi ti dico due cose che non mi sono piaciute di questo prodotto. Allora, che vado a consigliare, capiamoci bene. Ah, a proposito dei prezzi, 220 euro Amazon Italia, 190 euro Amazon Germania, sempre veduto dalla GVM. Non mi so spiegare questa differenza di prezzo. L'IVA mi risulta che sia uguale, tra l'altro gli spendi in Germania sono anche più alti, boh, misteri. Comunque, se vuoi risparmiare, sito della GVM, il prezzo più basso. Allora, due cose non mi sono piaciute, te le vado a dire subito. Partiamo proprio dalla protezione del LED, che praticamente è inesistente. Allora, cosa gradita è trovare, come ha messo la Yongnuo, sto vetrino che praticamente ci impedisce di mettere il dito e di far entrare polvere sporcizia, ok? Che a lungo andare danneggia il LED, ok? Qui non c'è nessuna protezione e tantomeno una cover con il Bowen Smart che vai a applicare quando non lo stai usando, ok? Quindi se vuoi prendere in considerazione l'acquisto di questo illuminatore, devi procurarti anche quella protezione da inserire, ok? Costa pochissimo, 2-3 euro. Poi, l'altra cosa che non mi è piaciuta. Allora, stiamo parlando sì di un illuminatore portatile, perché vedi le dimensioni sono anche molto simili a questo. Sono tutti e due copiati dal modello della Aputure Lamra. Però, ben venga le copiature, se poi ovviamente ci fanno anche risparmiare dei soldi, che poi tra l'altro Lamra costa anche poco da quello che ho capito. Comunque io non l'ho provato, quindi non posso dire nulla. Allora, pesa 1,2 kg senza le batterie. C'è di meglio. Comunque la differenza c'è, si fa sentire specialmente poi quando vai a mettere le batterie, perché 1,2 kg senza le batterie, ok? Questo ad esempio pesa decisamente meno, ok? La differenza non è notevole, però c'è, questo va detto. Stiamo parlando sempre di 80-100 watt, non è che ti sto portando un illuminatore da 60 watt che sappiamo sono anche più leggeri, però 80 watt, 1,2 kg, hey ragazzi, secondo me il peso è decisamente importante. Poi ci vai a mettere anche il modificatore, buonanotte. Comunque valuta te, ok? Questo io l'aspetto che un po' mi ha fatto un po' storgere il naso. Comunque nel complessivo lo vado a consigliare, fascia di prezzo è interessante. Quindi io penso di aver detto tutto, più o meno, valuta te. Se hai domande ti aspetto qui sotto nei commenti, io sono qui per aiutarti. Ah, una cosa molto importante che stavo dimenticando, vedi? E questo ti dimostra che io non mi scrivo mai i video e sto andando a ruota libera. Allora, batterie. Allora, sì, capisco che potrebbe essere decisamente una cosa molto utile per alcuni di voi avere già il battery grip incorporato. A proposito, le batterie che ti ho fatto vedere non sono incluse nel prezzo. A me le hanno mandate e pensavo che erano già incluse, ma le hanno mandate giustamente per fare la prova. Comunque, da quello che ho capito, costano 30-40 euro, ok? Però il consiglio che ti do io vale quello che ti ho detto prima, fallo che prima o poi ti servirà. Batteria V-mount, anche se è un cavo qua a penzoloni, però
secondo me è la soluzione migliore, anche perché fa da contrappeso proprio con lo stativo, ok? Dopo valuta te. Allora, il sistema delle batterie incorporate, cioè il battery box incorporato, praticamente è molto utile perché puoi già partire da casa con le batterie inserite, tiri fuori questa luce e la metti sullo stativo, cominci a fotografare o a fare dei video, ok? Sì, è vero questo, però è anche vero che, specialmente se sei un videomaker, avrai la necessità di registrare in movimento, quindi hai bisogno di un assistente che lo regge a mano, e quindi hai bisogno del classico accessorio che troviamo di solito quando andiamo a acquistare una tipologia di illuminatori come questi. Quindi questo bracket con un grip per tenerlo, sorreggerlo, qui metti le batterie e capisci bene che è molto più comodo. Qui non c'è, quindi l'unica soluzione è che lo vai a acquistare separatamente. Questa è una cosa che devo dirti, ok? Dopo che lo troviamo o no, a me fa piacere trovare questo sistema, che è quello che vado a utilizzare di più, anche perché dopo, se devo metterlo sullo stativo, capisci bene che con questo foro lo aggancio e sono pronto. Ok ragazzi, chiudo qua questo video, se no diventa troppo lungo. Se c'è qualcosa che non hai capito, ti aspetto qui sotto nei commenti. Ciao e alla prossima settimana.